fatto un congresso che io ieri a stampa ho detto deve essere il congresso della felicità, perché da ottimista quale sono, ho visto che siamo riusciti, non al 100% perché non è questo l'obiettivo possibile, ma nella stragrande maggioranza a trovare quella serenità dei rapporti con tutti i nostri amministratori, da qualsiasi parte loro siano intervenuti nel Popolo della Libertà, ma con tutti loro dialogando, trovando i giusti equilibri perché vi sia spazio per tutti e perché nessuno si senta fagocitato dalle idee degli altri. Io sono liberale di nascita e da liberale so che è giusto dare spazio ai pensieri di tutti, e questo è il nostro volere e il nostro fare. Abbiamo creato un direttivo provinciale guardando soprattutto ai giovani, guardando di allargare la platea dei nostri dirigenti, trovando la maniera di coinvolgere quante più persone possibili, quanti più giovani possibili nella direzione del nostro partito. E questo l'abbiamo fatto anche da subito, quando abbiamo creato ormai 2 anni fa i coordinamenti comunali. Abbiamo creato 50 coordinamenti comunali, che ognuno all'interno ha 10 persone che vanno, che parlano ai propri cittadini, ai nostri iscritti, ai nostri elettori del Popolo della Libertà, che si riuniscono con cadenze abbastanza regolari e che sono 500 persone che sul territorio quotidianamente vanno ad esporre, vanno a difendere le nostre idee e portare quello che è il nostro pensiero, il pensiero di una regione ben amministrata dal Popolo della Libertà insieme con la Lega, e che insieme con la Lega ben amministra anche questa provincia. Prima Tonello Contiero aveva parlato di necessità di parlare chiaro, di fare accordi chiari, e ha lasciato una porta aperta, nonostante le indicazioni dell'onorevole Calderoli di correre da soli, ha lasciato una porta aperta a stare insieme. Io mi ricordo le trattative dell'anno scorso, dove Antonello, con molta intelligenza devo dire, ha tenuto la porta aperta alle delibere dei direttivi del suo partito, che lo vincolava ad essere in corsa solitaria in tutti i comuni della provincia di Rovigo. Mi ricordo le riunioni che abbiamo fatto con l'amico Gobbo nella sede di Treviso e la disponibilità che vi è stata a capire che i nostri elettori devono insieme andare alle tornate elettorali e insieme devono amministrare i comuni in questa provincia, perché nel PDL e nella Lega vi è quella forza di rinnovamento necessaria nella nostra provincia. È stato intelligente capirlo allora e sono convinto che altrettanto intelligentemente capirà anche questa volta che dovremmo trovare le sintesi migliori in tutti i 6 comuni che vanno al voto per portare a casa altre vittorie, altri comuni che hanno bisogno di avere, dopo tanti anni di amministrazione di sinistra, un giusto ricambio.